Lunedì 29 ottobre, in primo piano nel TG alle News, ancora il pesante maltempo che ormai da giorni sferza Piacenza. In particolare preoccupa la situazione dell'Arda, che ha raggiunto la soglia di allerta numero 3. Fortunatamente si sta sgonfiando, mentre a Monticelli 2.000 famiglie, 2.000 utenze sono senza corrente elettrica per un blackout che dovrebbe essere in corso di risoluzione. E sopra la diga del Mignano un masso si è staccato dalla parete rocciosa ed è stato fortunatamente bloccato dalle reti di protezione, ma la strada è chiusa. Restate sul nostro sito per avere tutti gli aggiornamenti sulla situazione. Il maltempo si è leggermente attenuato, le previsioni dovrebbero essere positive, ma resta comunque l'allerta meteo in tutto il nostro territorio. A proposito del nostro territorio, Piacenza perde 12 posizioni nell'ecosistema urbano di Legambiente, la classifica redatta ogni anno dall'associazione appunto Legambiente, e è così scivolata Piacenza al 58esimo posto. C'è una notizia che è arrivata in consiglio comunale, dove sono stati presentati 3 nuovi assessori e dove è entrato anche il senatore Pietro Pisani in consiglio, proprio perché Stefano Cavalli è entrato in giunta assieme a Jonathan Papamarenghi e a Marco Tassi. Però l'attenzione è rivolta soprattutto al fatto che il sindaco ha annunciato che il 13 novembre, martedì 13 novembre, è prevista la firma con la regione del protocollo per la partenza dell'iter per la realizzazione del nuovo ospedale cittadino, un'opera molto attesa, una notizia che naturalmente apre tanti spiragli. Abbiamo parlato del maltempo, chissà se c'è proprio il maltempo alla base dell'uscita di strada di una vettura alla Besurica su strada Gazzana. Fortunatamente una donna è rimasta ferita solamente in modo lieve. C'è però da registrare il pesante disagio alla circolazione, al momento ancora a senso unico alternato, e dunque attenzione alla zona. Chiudiamo ricordandovi che alle 20.45 torna, come ogni lunedì, Zona Calcio. Si parlerà di tutto, dalla Serie C alla terza categoria, appuntamento come sempre imperdibile. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it e naturalmente nel TGL delle 19.30.